Piacere. è uno, sai come prima ho detto, Daniel Maddo è uno di quei nomi che anche se non sei in Tekken lo L'hai percepisci, sentito? ok? È nell'aria. L'hai Un altro sentito? di questi è stato Crossfire. Io conoscevo il nome di Crossfire ancora prima di giocare Tekken. È incredibile questa cosa. Incredibile. Sapevo di determinati match, figate, robe del Anche il genere. disrespetto alla The Brilliant Italian Esatto, Games. Dovremmo esatto. fare un video. Oh mio Dio, sto vedendo! Che jumpscare ghisa, non me lo devi fare così, però Allora, jumpscare ghisa. non abbiamo introdotto per niente il match Iron Fury contro Devil Kazuya. Si può dire di tutto. Si può dire che allora, Devil Kazuya, mostro storico anche lui della scena con Devil Jin, fedelissimo di Devil Jin. Mentre Iron Fury è uno di quelli che usa Brian, usa un po' di personaggi, ma Geese, suo beat è veramente forte. E abbiamo purtroppo per me, perché io li odio, le prime barre del Tekken Italy Championship. Dannate barre. D'altronde va Avete così, rovinato ragazzi. Tekken. Vabbè, Signori, comunque, fight. allora, Geese è il... Io ho due demoni su Tekken, E ok, ne ho due, precisamente. sono Akuma e Geese. Io c'ho Asuka e Geese per qualche motivo, ok, però Geese è proprio il personaggio contro cui non ho mai vinto. Mai, mai. Non so veramente come battere questo personaggio. Vedrò adesso, cercherò un po' di imparare. Speriamo mi insegni qualcosa da Devil Kazuya oggi e tutti quelli che dovranno Match incontrare. molto equilibrato. Guarda qui, poke, tocca rientra, punisci. Cioè, non abbiamo visto ancora una combo per adesso. E mancano 15 secondi alla fine del round. Quindi è possibile che questo match finisca a Fatto il check. timeout. 9, 8, Attenzione. 7, Cerca di volare. 6, Oh mio 5, Dio. Oh mio Dio. 4, 3, Attenzione. 2, Resta il 1. check. Ha Iron vinto. Fury al pixel. Al pixel. Pazzesco. Mamma mia. Mamma mia. Repugen. Comunque, Repugen. primo match, timeout. Skip presa da parte di Devil Kazuya. Tu dici che questo è un incontro dove non si L'ho vogliono. perso troppo! Ok, allora mi sono risposto da solo. Ti stavo per dire, forse il primo round è soltanto per studiare il poking dell'avversario, eccetera. Appena arrivato un po' Perry, così. Primo round si studia. Questo è stato uno studio molto approfondito. Proprio uno di quelli che dici domani mi interroga, non ho ancora cominciato. Preso un Cioè. VS2 da parte di Devil Kazuya che finisce con il volo. Il trottolo para. Il primo gliel'ha overrato, il secondo gliel'ha parato e gliel'ha punito. Attenzione, vuole il reset, cerca il jump in, non lo trova. Un Hai classico visto? di picchiaduro 2D che vediamo per la prima Va volta in max dopo. mode per rimanere salvo. Attenzione, saltino. Bello No crash. crash! Bello No crash. crash da parte di Devil Kazuya che se la va a prendere. E comunque mancavano 12 secondi, questa partita si è infinita. Sì. Oh, ottimo, Bellissimo qua, step. attenzione. No, sì, Oh no, ok. bravo, è andato poi a confermare anche il Repuken per Repugen. dare un attimo da Repuken. Repugen. Prosegue qua. Il poking conferma. Molto bene. 1-1-2. Perfetto. Gioco a terra, occhi zieme. Prova con la scelta bassa, media. Elettrico. Sì. Si Momento di studiano studio di molto dalla nuovo. distanza. Se lo godono tutto loro il round, mancano 34 secondi e Allora, ancora le barre sono piene. posso capire l'approccio di Devil Kazuya? Dicendo, ragazzi, Geese mi entra quella volta, mi E scoppia, t'ammazza. mi scoppia. Però attenzione, float potrebbe essere finita. Ed è Molto finita. bene. Col calcio ad ascia, praticamente. Raggio d'ascia dal trottolino. Io ho appena notato 4.800... Para il trottolo! 4.000? 800 e qualcosa vittorie Raga, del sta gente calciatore. gioca. Questa gente gioca un po'. Laserone parato! Perché si para basso Para quello. basso L'ho laserone. scoperto di recente. A parte come fai a parare un laser, non lo devi spiegare. Questa Però è vabbè, un'altra cosa. Vabbè, come pari un Repugen, Repugen, nel vabbè, senso. insomma, ragazzi, un po' di fantasia. E in max mode, bella parata, Bella, para il basso, lo lascio. produce perfettamente Andiamo Devil al Kazuya. muro? Sì, Ah, tranquillamente. ok, mi aspettavo il. Skip presa da parte di Iron Fury. 1-2, 1-1-1-1-2, 1-2-3. Ha confermato il calcio d'ascia! Poteva cambiare tutto perché lo parava, lo puniva. Comunque, primo match per Devil Kazuya. Io non so se lo sai, non abbiamo introdotto questi ragazzi. Iron Fury è un ragazzo che vive a Roma. È uscito anche lui out of nowhere i primi tornei di gli ultimi tornei di Tekken Tag 2. Ah, ok. Pazzesco, cioè, ma chi è? Ha origini pakistane. Ah, ecco, adesso si spiega tutto, insomma. Ce Quindi l'ha nel torna nel sangue. sangue, Ce l'ha esatto, nel sangue. proprio. Mentre Devil Kazuya non va introdotto. Cioè, è un ragazzo che è presente dalla scena di Tekken 5, sempre sul pezzo, sempre costante. Usava Nina all'epoca. Poi un giorno Ryan Hart gli ha detto, facendo del free play, gli ha detto: tu devi usare Devil Jin. Il tuo Devi personaggio è usare Devil. Devil Jin. Da allora non ha mai cambiato persona. Che roba, gli ha aperto il terzo occhio praticamente questa Tu cosa. sei Mishima Play.
tu devi usare quelle luci. E se te lo dice Ryan Hart, devi credere. Uno dei punti più alti è stato che lui è andato al Tekken World Tour e ha giocato contro il campione della prima edizione del Tekken World Tour, che è coreano, Kudats. Certo. Il suo idolo, quello che per lui è il certo. Per forza. Ma va! Se non erro l'ha battuto. Wow! Bellissimo! C'è un momento altissimo. Un momento altissimo, comunque. Madonna. Grande Luca. Io li introduco un po' tutti perché sono delle. Sono. Per farvi capire, ragazzi, quanta lore c'è dietro la community italiana di Tekken. La stiamo rifesteggiando adesso per ripartire in grande stile. Assolutamente. Cambio personaggio da parte di Iron Fury. Brian. A Brian Fury. Brian Fury, giustamente. Molto bene. Ovviamente non vedremo un cambio da parte di Devil Kazuya. Ma anche se potesse, non lo vedremo lo stesso. Point! Attenzione, subito trade. Ok. Ecco, Brian è un personaggio che mi ha sempre abbastanza ispirato. Devo essere sincero. È un personaggio fortissimo. Mi hanno detto che è uno di quei personaggi che o puoi tenerlo, tra virgolette, molto straightforward o andare giù nel tecnico pesante. Come parlavamo qualche giorno fa, però, ragazzi. Tekken è un gioco che permette l'interpretazione personale del personaggio, che a differenza di altri più. Che se giochi quel personaggio devi giocarlo in quel modo perché è l'unico modo che hai per vincere. Tekken non è proprio così. Vediamo che Iron Fury con il suo personaggio, che secondo me è il suo main, sta facendo una tutt'altro taunt. Ah, peccato. Devil Kazuya lo splatta. Vediamo la conversione. Se la va a volare. Nice. Molto bene. Si abbassa sull'elettrico. Il basso. Va a vuoto. Oh, che bel poking qua di Devil Kazuya. Sta pian piano spingendo al muro questo Brian che non sa come sbracciare. Cerca di uscire. Inverte la posizione. Iron Fury in rage. Tutto può succedere. La rage drive di... Wow, fortissimo. Non l'ha usata. Ha preso perché traccia. Certo. Devil Kazuya. Cioè, Devil Gino è un personaggio fuori di nulla. Prosegue, cerca un wave dash elettrico, non arriva. Oh 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 mio dio, qual era la Big Tony? te la spiegherò poi. Te la spiego dopo la parte. Bravo a parare di B2, però non l'ha punito molto bene. E ancora che mancano 40 secondi alla fine. È round lunghissimo da parte di questi due. Sì. Round lunghissimo. Due giocatori veramente che si stanno studiando tantissimo in questo set. Vediamo un po'. Prosegue qua il poking. Di Iron Fury si va avanti, cerca un orbital che non è entrato purtroppo, uno degli orbital più forti del gioco. Sì, assolutamente. Siamo a quello di Leroy. Tu ne sai qualcosa. Attenzione, Devil Kazuya al set point per lui. Counter. Okay. Vediamo la combo, sicuramente arriverà a muro. Perfetta esecuzione da parte di Devil Kazuya. Se l'è presa. Che si prende mezza barra di danno. Di B2. Attenzione, B1. Ha provato con UF4, vediamo se Iron Fury cercherà di portarsi a casa il round per andare al final. Ma la vedo difficile. Trottolino di Devil Kazuya. 2-0, se la porta a casa. Luca c'è. Controllo completo da parte di Devil Kazuya per questo ruolo del match perfetto. Non c'era veramente nulla da fare per Iron Fury, che quindi passerà in loser bracket, ma che lo vedrà.